Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione e oggi siamo fuori. E come sempre, prima di iniziare, vogliamo dare tutti i lodi all'Onnipotente. Yahweh Bahashem, Yahweh Shai Bahashem, Ruka Kodash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala, Israele, sparsi nei quattro punti della terra. E iniziamo. Abbiamo visto le cose che stanno succedendo nel mondo giorno d'oggi, tantissime cose stanno succedendo che fanno vedere, che ci fanno capire che siamo proprio all'ultima dispensazione, ok, di questo regno dei malvagi, ok? Noi che siamo nella verità, nella luce, non dobbiamo fare altro che desiderare il regno del Padre ad avvenire, che è il regno che sarà stabilito la pace e felicità anche a tutte le altre nazioni che non fanno parte della casa di Israele. E voglio iniziare leggendo dal libro di Isaia, capitolo 26, versetto 8. Buongiorno. Buongiorno a lei. Capitolo 26, versetto 8, Isaia. Eccoci qui. Libro di Isaia, capitolo 26, versetto 8, dice: sì, nella via dei tuoi giudizi, o Eterno, noi ti abbiamo aspettato. Il desiderio della nostra anima è al tuo nome e al tuo ricordo. Questo deve essere il comportamento di ogni figlio di Yasharala. Questo deve essere il comportamento nostro, il desiderio del nostro cuore è il suo nome, ok? E anche ai ricordi suoi, perché ora, in questo momento, abbiamo dimenticato tutto, ok? Abbiamo dimenticato la grandezza del nostro potere, Yahweh. Abbiamo dimenticato il suo nome. Abbiamo dimenticato chi è il suo popolo. Abbiamo dimenticato tutto. Ora è il momento in cui dobbiamo pregare, cambiare il nostro cuore. Pregare per il lumino del Padre, che è la conoscenza, affinché possa mettere a posto il nostro cuore. Il nostro cuore è malato adesso, perché non desideriamo il Padre, non desideriamo la verità. E ricordatevi, il Padre è la verità, il Padre è la luce, il Padre è la vita. Questo mondo che stiamo vivendo adesso è un mondo degenerato, un mondo di degrado, un mondo che sta per finire. Vedete tutte le confusioni che ci sono? Il mondo è governato dai malvagi, è governato prima dalla Babilonia, così chiamata America, e c'è confusione, non c'è verità, non c'è giustizia, c'è confusione. Perciò, se vogliamo proprio il Padre, dobbiamo cercarlo con tutto il nostro cuore e si farà vedere, ok? Andiamo a leggere libro di Petro, primo Petro. Primo Petro, capitolo 2, versetto 2. Eccoci qui. Il libro di primo Pietro, capitolo 2, versetto 2 dice: come bambini appena nati, desiderate il latte sincero della parola affinché possiate crescere in tal mondo. Ok, avete capito?
rileggo di nuovo. Primo Pietro, capitolo 2, versetto 2 dice: come bambini appena nati, desiderate il latte sincero della parola affinché possiate crescere in tal modo. Quando veniamo in questa verità, siamo come dei bambini, ok? Una volta che veniamo in conoscenza di questa verità, chi sono i veri israeliti, come sono sparsi al giorno d'oggi, chi sono i malvagi, qual è il nome del Padre, dobbiamo desiderarlo sempre di più. E questa verità è il latte per noi, è questa verità che ci fa crescere nello spirito, ok? Perché la carne a noi non conta nulla. Intanto questo mondo che va goduto attraverso la carne sta arrivando alla propria distruzione. Perciò noi dobbiamo desiderare il Padre, la sua verità, e così possiamo crescere sia in spirito e sia in tutto. Rileggo di nuovo. Libro di Primo Pietro, capitolo 2, versetto 2 dice: come bambini appena nati, desiderate il latte sincero della parola affinché possiate crescere in tal modo. Ok? Tutto quello che ci stanno dando in questo mondo non ci fa crescere. Le carriere non ci fanno crescere. È la verità. Conoscere la verità che ci fa crescere. La verità è quello che fa crescere lo spirito. La carne non conta nulla. Dobbiamo camminare in spirito e desiderate questa verità qui. La verità della conoscenza del vero nome del Padre, il vero nome del suo Figlio, chi sono i veri israeliti e come sono sparsi nel mondo del giorno d'oggi. Questa è la verità che dobbiamo cercare. La verità non sta nella scienza, non sta in nulla di quelle cose là. Sono miscolate, sono cose fatte da uomini, pieni di bugie e menzogne. Se il Padre non ci apre gli occhi per conoscere questa verità, noi la verità non lo conosceremo. Anche perché questa verità non è data a tutti, è data a pochi eletti. Dunque, per la terza volta leggo: come bambini appena nati, desiderate il sincero latte della parola affinché possiate crescere in tal modo. Questo è lo spirito da avere. Ok, dobbiamo cercare questa verità. Qual è il primo passo per cercare questa verità? Avere prima il timore del Padre. Se noi abbiamo il timore del Padre, allora il Padre illuminerà i nostri cammini. Ci farà conoscere la verità. La verità che sblocca tutto. La verità che ti fa crescere in spirito. La verità che ti promette una vita eterna nel regno da venire. La verità che ti fa essere più forte possibile. Ok? Ora andiamo a prendere Libro di Salmi. Prendiamo il Libro di Salmi. Perdonatemi, perché se ci dichiariamo dei giusti, dobbiamo fare le cose dei giusti. Le cose dei giusti è quello di osservare i comandamenti del Padre e mettere in pratica al meglio della nostra capacità. Questo è quello che siamo stati chiamati a fare. Infatti le scritture dicono, dalla parola proprio del Figlio del Padre, Yahweh Shai stesso, dice: se mi ami, osservi i miei comandamenti. Se mi ami, osservi i miei comandamenti. Non dice: se mi ami, fai altro. Dice: se mi ami, osservi i miei comandamenti. Ma com'è che i malvagi che governano in questa terra al giorno d'oggi hanno cambiato tutto? Hanno avvelenato il nostro spirito. Hanno avvelenato la verità. Hanno cambiato tutto e ora abbiamo la tendenza di camminare verso il buio, verso
verso la perdizione. E ricordatevi sempre, le scritture stesse dicono, la strada ampia è quella che porta alla distruzione. La religione cristianesimo e la religione islam e tutto il resto sono in maggiore, ok? È una strada larga che porta alla perdizione, ma stretta è la strada che porta alla vita eterna. E sono pochi che troveranno questa strada qui. E sono così chiamati eletti della casa di Yasharala, gli eletti della casa di Israele. Dal libro di Zefonia vediamo che solo un terzo della casa di Israele sarà salvato, due terzi della casa di Israele sarà distrutto assieme ai malvagi. E questo arriverà a breve. Le nostre carriere non ci portano da nessuna parte. I nostri soldi e ricchezze non portano da nessuna parte. È la verità che ci salverà in quel giorno là. La verità è quello che ci salverà. Ok? Le carriere, i soldi e tutto il resto, le ricchezze di questo mondo non portano a nessuna fine, perché non vi salveranno in quei giorni là. Ora andiamo a leggere dal libro di Salmi. Libro di Salmi, capitolo 112, versetto 10 dice: la empi vedono esso e vi rattristate, digrinerà con i denti e si dissolverà, il desiderio degli empi perirà, ok? Il desiderio dei malvagi, che infatti quello che stiamo desiderando in questo mondo, di essere più ricchi possibile, di avere carriere, questi sono desideri dei malvagi, perché il desiderio nostro è quello di osservare i comandamenti al meglio della nostra capacità del Padre. E questi desideri periranno, ok? Questi desideri non potranno aiutare e non serviranno a nulla. Perciò cercate il Padre e il suo figlio, che il suo vero nome è Yahweh, e il nome vero del suo figlio è Yahweh Shai. Cercatelo mentre lo si può trovare ancora. Il tempo è corto. I veri figli di Yasharala sono i così chiamati negri, nativi americani e i latini. Detto questo, sappiamo sempre che il colore non conta nulla. Qua in Europa hanno governato i così chiamati Mori, che sono i veri figli di Israele, hanno governato per più di 1000 anni, ok? E loro hanno miscolato la propria seme dappertutto. Perciò il regno ad avvenire è il regno che governeranno i santi. Ok, ciao bello. Come va? Tu bene? Eh? Bene, te? Posto. Ok, cercate il Padre mentre lo si può trovare ancora, perché a breve arriva il momento più duro che non si potrà trovare. Noi dico questo in molti video che faccio. Predichiamo la verità, chiamiamo la gente a questa verità. Passano, vanno avanti e dietro. E loro non ci ascoltano. La stessa cosa è successo con Noè, mentre costruiva l'arca e chiamava tutti, venite, venite, che sta per succedere questo. La gente lo prendeva per pazzo e alla fine è successo quello che è venuto a succedere. E la stessa distruzione arriva, questa è la seconda distruzione. La prima distruzione è arrivata attraverso acqua, la seconda sarà attraverso fuoco, ok? Ora prendiamo un'altra scrittura. Leggiamo dal libro di Salmi 145:8. Il libro di Salmi 145:8. Il Signore è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di grande misericordia. Certo, il Padre è pieno di misericordia, perciò se noi torniamo con tutti i nostri intenti giusti per trovare il Signore,
si farà vedere e si avvicinerà, ok? Non guarderà tutti i nostri peccati della vita passata. L'importante è non tornare a fare gli stessi errori. Perciò cercate il Signore adesso. Il versetto 9 dice: il Signore è buono con tutti e le sue misericordie sono su tutte le sue opere. La misericordia del Padre è su tutte le sue misericordie. Cercatelo ora mentre lo si può trovare. Arriva una grande distruzione e sarà bruttissimo. Ok, versetto 10 dice: tutte le sue opere ti loderanno e l'Eterno e i tuoi santi ti benediranno. Ok, certo, noi i suoi santi lo benediciamo, ok, con le nostre opere. Benedire il Padre vuol dire conoscere il suo nome vero, ok, inchinare e essere umile davanti al Padre e far sì che il suo spirito lavora in noi, ok? Versetto 11, libro di Salmi, capitolo 145, 11. Parleranno della gloria del tuo regno e parleranno della tua potenza. Sì, questo succederà a breve. Noi parleremo della sua gloria, già lo stiamo già parlando. E pensate quando arriva il regno in cui verremo dati in gestione questo regno qui. Parleremo sempre di più della sua gloria, ok? Parleremo di tutto quello che ha fatto, perché il mondo sembra di aver dimenticato tutto quello che ha fatto il Padre. Stiamo parlando proprio del potere che ha fatto aprire il Mar Rosso. Stiamo parlando del Padre che ha distrutto la città di Sodoma e Gomorra con il zolfo, con le pietre di zolfo. Stiamo parlando di un Padre, ok, che ha fatto mangiare migliaia di persone, sette panini e cinque pesci, e hanno avuto rimasti. Perciò ricordiamo il Padre adesso, ok? Versetto 12. Anzi, leggiamo il versetto 13, Salmi 145, 13. Il tuo regno è un regno eterno e il tuo dominio durerà per tutte le generazioni. Il regno che sta arrivando, il regno dei giusti, regnerà per sempre, sarà per sempre. E nessuno oppresserà più Giacobbe, ok? Che sono i santi. Nessuno ci metterà più sotto. Nessuno ci prenderà più in schiavitù come siamo adesso, ok? Il regno regnerà per sempre. Yahweh Shai sarà il nostro re, ok? E noi avremo tutte le altre nazioni come schiavi. Tutto quello che hanno fatto a noi ora verrà fatto a loro, ok? Ricordatevi il libro di Apocalisse: colui che porta in schiavitù andrà in schiavitù. Colui che uccide con la spada verrà ucciso con la spada. C'è il tempo di ripagamento, ok? Ora stiamo subendo tutto, ma lo facciamo ricordando il nome del nostro Padre, perché sappiamo che c'è un regno che ci è stato promesso, che sta arrivando, ok? Versetto 14. L'Eterno sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono piegati. Sta parlando dei figli di Israele che sono stati portati in schiavitù in tutti gli estremi del mondo, ok? Il Padre ci rialzerà, non ci ha dimenticato, ci rialzerà. Infatti questo male che ci è capitato è per colpa nostra. Abbiamo dimenticato il nome del nostro Padre, abbiamo cominciato a pregare ai nomi falsi, allora siamo andati in schiavitù. E questa schiavitù ci fa capire il bene, perché uno non può conoscere cosa vuol dire piacere se non conosce il dolore. Ora noi stiamo conoscendo il dolore e arriva il momento che conosceremo e daremo tutti lodi e gloria al Padre per il piacere.
il regno è promesso ai santi, ok? I malvagi andranno in schiavitù, come hanno portato i giusti in schiavitù. Ognuno di loro andrà in schiavitù per sempre. Poi dopo 1000 anni saranno sterminati. Ok? Versetto 15. Gli occhi di tutti ti aspettano e tu dai loro il cibo al suo tempo. Certo, il nostro cibo è questa verità qui. E al tempo giusto il Padre sveglia ognuno che appartiene alla stirpe giusta, alla stirpe santa. Ognuno si sveglierà e il Padre ci darà il nostro cibo, che sarà anche il nostro regno, che ha tanti significati. Il regno sarà dato a noi, ok? E saremo felici. Ora i malvagi stanno godendo questo mondo adesso. È messo nelle loro mani adesso. Stanno facendo tutto quello che vogliono. Ok? Il tempo è arrivato alla fine. Il regno sarà dato ai veri figli di Israele a breve. Ok? Versetto 145:16 dice: apri la tua mano e soddisfa il desiderio di ogni essere vivente. Il Signore è giusto in tutte le sue vie e santo in tutte le sue opere. Ok? Il Padre darà il desiderio di ognuno. Quello che desideri lo avrai. Se desideri male, arriverai male. E il male, qual è il male? Male vuol dire fare le cose contrarie ai suoi comandamenti. C'è un ripagamento per quello. E qual è il giusto? Il giusto è osservare i suoi comandamenti al meglio della tua capacità. Seguire i suoi passi con felicità e sperare nel suo regno. Ok? Questo è bene. E verremo anche pagati per questo. Perciò, fatevi una decisione adesso, quello che volete fare. Se volete questo regno dei malvagi, verrete ripagati. Se volete il regno ad avvenire, che è il regno del Padre Santo, lo riavrete, ok? Versetto 18. Il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano. A tutti quelli che lo invocano in verità. Ok? E vedete, questo versetto è molto profondo. Il Signore, questo è il libro di Salmo 145, versetto 18. Il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano. A tutti quelli che lo invocano in verità. Se noi non invochiamo il Padre in verità, ci prendiamo solamente in giro, ok? Prendiamo solamente in giro noi stessi, ok? Il Padre è con loro, ok? È vicino a tutti coloro che lo invocano in verità. Vuol dire che per invocare il Padre devi conoscere il suo vero nome. Devi conoscere il vero nome di suo figlio, ok? Il vero nome, ripeto di nuovo, del Padre Yahweh è il vero nome del suo figlio. È Yahweh Shai. E l'immagine sua non è l'immagine come ci ha fatto vedere la Chiesa tutti questi anni. Quello è l'immagine di Cesare Borgia, l'amante segreto di Michelangelo. Se non conosciamo questa verità, non possiamo avvicinarci al Padre, ok? Se non conosciamo questa verità, non lo possiamo invocare, ci prendiamo solamente in giro. Dice, il Padre è con tutti coloro che lo invocano in verità. Ok? Dobbiamo essere sinceri ad invocare il Padre. Ok? Andiamo avanti. Versetto 100, allora, libro di Salmo 145, versetto 19. Egli esaudirà il desiderio di quelli che lo temono. Anche lui ascolterà il loro grido e li salverà. Cari fratelli, come sapete, nel libro di Geremia, capitolo 30, mi sa versetto 7, se non sbaglio, arriva un tempo bruttissimo
il vero tempo dell'angoscia di Giacobbe. Se ne è parlato anche nel libro di Matteo. Ok? Abbiamo già cominciato a vedere i primi segni, ma il tempo che sta per arrivare non è nulla come quello che avete visto, è ancora peggio. Ok? E quel giorno coloro che grideranno al nome del Padre verranno salvati. Perciò non possiamo chiamarlo se non conosciamo il suo vero nome, se non lo conosciamo, se non seguiamo i suoi comandamenti, se non lo temiamo. Non possiamo chiamarlo. Versetto 20, il Signore distrugge tutti quello, no, il Signore protegge tutti quello che lo amano, ma distruggerà tutti i malvagi. Io l'ho detto prima, la malvagità è fare cose contrario ai comandamenti del Padre. E il bene, il giusto, è fare i suoi comandamenti e la sua volontà. Tutti i malvagi verranno distrutti. Tutti quelli che sperano in avere una fetta di questo regno. Perché è quello che stanno facendo tutti. Tutti cercano una carriera. Tutti cercano ad un miracolo. Così possono vivere la più bella vita che devono vivere. Dimenticando però che siamo stati detti di pregare affinché il regno del Padre possa venire, perché questo regno è degenerato, è il regno dei malvagi. Perciò, se fate una prova e guardate, chiamate 10 persone e chiedeteli quali sono le tue aspettative per i prossimi 10 anni, vedrete che tutti hanno una sorta di speranza che le cose possono andare bene in questo regno. Ma i santi no. I santi no. Noi aspettiamo il regno da venire. Abbiamo il cuore verso quel regno là. Infatti, questo regno a noi non ce ne sbatte niente, non ce ne frega proprio un bel tubo. Noi speriamo, abbiamo speranza nel regno del nostro Salvatore Yahweh Shai, che è quello che avverrà. E i malvagi invece cercano che tra qualche anno diventano ricchi, avranno le più belle macchine, la più grande villa, il lavoro più soddisfacente. Ma i santi sperano nel regno del Padre ad avvenire. Ok? Infatti, se i tuoi occhi sono bui, come la lezione che ho fatto la settimana scorsa, se non hai l'occhio singolo al regno del Padre, non riuscirai a vedere queste cose qui. Queste cose qui sono date a coloro che cercano con sincerità il Padre e la verità. Il versetto finale, libro di Salmi 145:21. La mia bocca pronuncerà la lode del Signore e ogni carne benedica il suo santo nome nei secoli dei secoli. Il nome del Padre è Yahweh, e questo nome da generazione a generazione c'è una piccola parte che ha ancora la conoscenza di questo nome, e noi continueremo a chiamare questo nome, e comunque nel regno ad avvenire, volendo o non volendo, tutti inchineranno ai santi e tutti dovranno fare come dice il Padre, se no verranno sterminati. Ok? Ora andiamo a prendere il libro di Proverbi, prendiamo il libro di Proverbi, capitolo 10, versetto 23. È come un gioco. È come un gioco per uno stolto fare del male, ma un uomo intelligente ha saggezza. Ok? I malvagi fanno il male senza pensare due volte. Ok? Ma un uomo intelligente ha saggezza.
Vedete, non dice un uomo saggio ha intelligenza, dice un uomo intelligente ha saggezza. E qual è la saggezza? La saggezza è la conoscenza di questa verità. I veri figli di Israele, il vero nome del padre e il vero nome del suo figlio. Questa è la vera saggezza. La saggezza non sta nella ricchezza. La saggezza non sta nel quanto grande il tuo stato nel comune come sei. La saggezza non sta nei libri mondani. La saggezza sta in questo libro, la Sacra Bibbia, la conoscenza vera della storia degli antichi, quello che è accaduto, anche il futuro, quello che accadrà. La vera saggezza sta in questo libro, ok? Versetto 24, il timore dei malvagi verrà su di lui, ma il desiderio dei giusti sarà esaudito, ok? Qual è il desiderio, qual è il timore dei malvagi? Il timore dei malvagi è quello che i santi vengono a sapere qual è la vera verità. Perché i malvagi sono i figli di perdizione, sono i figli di bugie, ok? Come il loro guidatore Satana, il padre di tutte le bugie. Sono andando, conquistando diversi paesi e raccontando bugie. Hanno cambiato la storia dai tempi del Rinascimento. Il tempo del Rinascimento non è altro che tutte bugie, ok? Hanno dipinto la loro assomiglianza, ok, ai veri santi. Questo è il timore dei malvagi. Il timore del malvagio è quando i veri santi, i giusti, vengono a sapere la verità. E infatti, qui dice, il timore dei malvagi verrà su di lui, ok? Perché il suo timore non vuole che noi sappiamo la verità. Ecco perché inquinano l'acqua, inquinano il cibo, fanno di tutto per renderci deboli, per non farci capire qual è la verità, ok? Ci indottrinano. Tutto qualunque cosa che vediamo attorno è pieno di bugie, centinaia di bugie dopo bugie, ok? Ma il Padre ha fatto sì che i suoi santi vengano a sapere questa verità. I veri figli di Yasharala stanno svegliando, stanno conoscendo questa verità. Infatti ci censurano, hanno paura. Questa verità taglia più di una spada, ok? È una verità che va profondo, hanno paura ora. Ecco perché censurano i nostri canali, appena dici qualcosa sulla verità ti bloccano il canale. Ecco perché non vogliono che la gente venga a sapere la verità. Veniamo censurati. Qualunque cosa che diciamo d'accordo alle scritture lo chiamano, il così chiamato hate speech. Ok? La verità è il timore dei malvagi. E leggiamo cosa dice. Ma il desiderio dei giusti sarà esaudito. Qual è il desiderio dei giusti? I giusti desiderano di avere la verità, di avere la vera conoscenza, ok? E i giusti avranno questo come compenso, come lo stiamo avendo. Tantissimi figli dei giusti, i veri israeliti, si stanno svegliando in tutti i quattro punti e lati del mondo, ok? E questa è la ricompensa del Padre. Non importa quanto hanno cercato di indottrinarci, di riempirci di bugie, la verità sta venendo fuori. Ora sappiamo la nostra vera identità e chi siamo. Sappiamo che non dobbiamo sperare in questo regno del degrado. Sappiamo che non dobbiamo sperare nei malvagi. Sappiamo il nome del nostro potere. Sappiamo che non dobbiamo inchinarci nelle religioni. Sappiamo che non dobbiamo inchinarci nella scienza. Sappiamo chi siamo. Siamo i veri figli di Israele, i veri figli del potere, i veri figli di Yasharala, ok? E sappiamo il nome vero del nostro potere, il nome del suo figlio, ok? Allora, versetto 25 dice, anzi, vado a prendere da qui,
Proverbi. Proverbi 10:25. Che qui non mi dà. Anzi, vediamo se. Proverbi 10:25 dice: come tempesta che passa, il malvagio non è più, ma il giusto ha un fondamento eterno. E sì, questa è la verità. Come la tempesta che passa, ok? Così passeranno i malvagi. Nessuno ricorderà mai più dei malvagi, ok? Ma il giusto ha un fondamento eterno, perché il regno sarà dato in mano ai giusti e regneranno per sempre. Ma i malvagi passeranno come la tempesta. Questa è la loro stagione e sta arrivando alla fine questa stagione. Questa stagione è alla propria fine. La prossima stagione è la stagione dei giusti e regneranno per sempre. Andiamo a prendere dal libro di Ebreo 6:10. Libro di Ebrei 6:10. Poiché Yahweh non è ingiusto dimenticare il vostro lavoro e il vostro lavoro d'amore che avete mostrato verso il suo nome, in quanto avete servito i santi e servite. Avete capito? Poiché Yahweh non è ingiusto dimenticare il vostro lavoro e il vostro lavoro d'amore che avete mostrato verso il suo nome, in quanto avete servito i santi e servite. Qual è il lavoro del Padre? Questo è il lavoro: proclamare la sua verità. E il Padre non dimenticherà ogni sforzo che abbiamo fatto. Il Padre non dimenticherà nulla. Anche ai fratelli che verranno perseguitati, il Padre non dimenticherà. Ok? Questo è lo sforzo giusto. Questo è il lavoro da fare. Il Padre dice, Yahweh Shai, prima di andare via, ha chiesto a Pietro, tu mi ami 3 volte? Dice sì. Dice, se mi ami, pasci le mie pecore. Non parla di cibo fisico, parla di cibo spirituale, che è questa verità. Questa verità, spargere questa verità è il lavoro, ok? Come dice qui, poiché Yahweh non è ingiusto dimenticare il vostro lavoro e il vostro lavoro d'amore. Ricordate quello che ha detto Yahweh Shai, se mi ami, pasci le mie pecore, ok? Che avete mostrato verso il suo nome, in quanto avete servito i santi e servite. È vero che una volta che venite in questa verità, la vostra vita cambia, la gente inizia a vederti strano, inizia a vederti fuori contesto, perché non appartieni più in questo mondo, ok? Ma verrete ripagato per ogni sforzo che fate per questa verità, ok? Intanto, quando arriverà la distruzione, nulla salverà i malvagi. Sono pieni di menzogne e il loro tempo è alla fine, ok? Periranno ogni malvagio perirà, perché il regno da venire è per i santi. Passano, mi vedono parlare, sì, è vero che sono senza la mascherina, ma la signora lo fa apposta, si copre 2 volte il naso. Io vorrei vederla quel giorno, quando arriveranno i cari, quando il fuoco comincerà a piombare. Io la vorrei vedere, se la sua mascherina la salverà. E ora, per chiudere questa lezione,
per chiudere questa lezione, vado a leggere dal libro di Apocalisse, conosciuto anche come libro di Rivelazione, capitolo 22, versetto 14, dice: beato sono quelli che fanno i suoi comandamenti, perché abbiano diritto all'albero della vita e per entrare per le porte nella città. Di che città sta parlando? Del Nuovo Gerusalemme. Ok, beati sono quelli che fanno i suoi comandamenti. Non dice beati sono i ricchi, non dice beati sono coloro che hanno la carriera più luminosa, non dice beati a coloro che sono più forti, non dice beati a coloro che sono più innovativi, non dice beati ai scienziati, non dice beati ai giudici, non dice nulla di questo. Dice beati sono quelli che fanno i suoi comandamenti, perché abbiano diritto all'albero della vita e per entrare per la porta nella città. L'albero della vita è questa verità. Infatti noi stiamo godendo di questa verità, perché non siamo più nelle tenebre, non siamo più nelle menzogne, non siamo più nelle mani dei malvagi. Diamo tutti lodi al Padre Yahweh e nel nome di suo figlio Yahweh Shai per averci tirato fuori da quel mondo. Ok? E noi stiamo sperando che verremo contatti con gli eletti e avremo la possibilità di entrare nella nuova città. Nuovo regno ad avvenire, governato da Yahweh Shai. Yahweh Shai sarà sul suo trono con il re Davide. E i 12 tribù saranno rimessi tutti insieme. Questa è la nostra speranza. Governeremo su questi malvagi. Li prenderemo schiavi. Ok? E domineremo su tutto il mondo. Questa è la nostra speranza. Leggo per l'ultima volta. Dice Apocalisse 22,14: beati sono quelli che fanno i suoi comandamenti, perché abbiano il diritto all'albero della vita e per entrare per le porte nella città. Detto questo, spero che siete stati edificati. Spero che sono riuscito almeno a passare un messaggio, e a coloro, come stavo dicendo prima, a coloro che stanno guardando per la prima volta magari questi insegnamenti e sentono nel loro cuore che questa è la verità, non avete la paura di proseguire, ok? Come il libro di Ezechiele dice: ho mangiato il libro, ok, che è questa verità, le scritture, all'inizio era dolce nella mia bocca, ma nella mia pancia era amara. Questa verità all'inizio è dolce, ma quando cominci a vedere, andare più profondo e capire le cose che devi sacrificare per questa verità, cominci ad essere triste. Non mollare, abbia il coraggio, perché verrai ripagato. Il Padre vede ogni sforzo che facciamo per questa verità qui e non mollerà nessuno di noi. Detto questo, spero che siete stati edificati e voglio dare tutti i lodi al Padre Yahweh Bahashem, Yahweh Shai Bahashem Ruka Kodash. Mi doppio onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità, e pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala. Alla prossima, Shalawam!